zombie apocalypse. Buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video vlog, come state? Spero bene. Allora, come vedete sono già vestita, non sono truccata, ma almeno le sopracciglia le ho fatte, le ho anche dato un po' una, non dico una tagliuzzata, ma più che altro una sistematina di qui, vedete, non so se si vede, però vabbè. E niente, io ho già fatto colazione, volevo farla assieme a voi, ma era troppo, non dico tardi, ma erano già più delle 8:30, quindi mi sono dovuta sbrigare. Allora, innanzitutto, tra poco devo fare il letto in tutta velocità e poi ovviamente mi accingerò, non so se sì, metterò a fare anche i piatti e niente, quindi ci vediamo dopo per i saluti, vabbè, come al solito vita reale, tutte queste cose qui e niente, a dopo. Ed eccomi qua con il mio letto disfatto e vi faccio vedere che c'è veramente un caos allucinante, ma vabbè, dettagli. E nel frattempo cerco di sistemare un po', vedete un po' la mia camera, non molto disordinata ma una pena, vabbè, lasciamo perdere, meglio. E sì, qua vi sto indicando bene bene quanto disordine c'è, ma adesso diamo un'occhiata e sistemiamo un pochettino, anzi rimbocchiamoci le mani e sistemiamo tutto. Poi eccomi qui che intanto tolgo il pigiama, tolgo tutto dal letto, faccio prendere aria e poi svuoto la lenzuola dal letto. E poi ovviamente faccio il letto un po' così alla rinfusa, perché non ho molta voglia di farlo, ma almeno metto in ordine il letto un pochettino, così come fanno gli americani all'americana, come suol dire. E poi cerco di sistemare un po' il letto, ecco qua, anche il piumone, non so se qualcuno ha il piumone come il mio, ma ho sentito dire che qualcheduna ha il piumone come il mio e nulla. Praticamente qui sto sistemando anche il lenzuolo, oltre a sistemare il piumone e anche il lenzuolo, tutti e due assieme. E dopodiché cerco di dare una bella mossa al letto, cercando di spostarlo un po', perché io ho un letto che da una parte si è rotto il letto e dalla parte c'è la pedana, ma vabbè, quelli sono dettagli. Ecco qui, sto sistemando bene il letto, lo sto dando una bella piegata, una bella piega, non so come si dice, vabbè, non so parlare, scusatemi. E alla fine do anche una bella sistemata ai cuscini tra la quale io con cui ci dormo. E poi niente, alla fine li piego l'uno verso giù, sistemo un pochettino. Vabbè, la finestra è aperta, ma quella chiudo perché tanto l'aria è abbastanza entrata. E niente, nel frattempo sto ascoltando un po' di tele. E basta, sto sistemando anche il pigiama. Nel frattempo mi guardo anche la tele, la sto accendendo come potete ben vedere, ho il telecomando in mano. Sì, ogni tanto che sbuffo, nel senso che sbuffo un po' perché ragazzi, ci sono delle mattine che non avete idea di quanto sia svogliata nel fare il letto, ma vabbè, dettagli. Cioè, e questo è. Poi sistemo bene bene anche l'altra parte del letto. E nel frattempo cerco anche di, come dire, di dare una bella, cioè di togliere tutte le figure del letto, perché mi è stata un po' data una sgridata che io sistemo male il letto. Ecco, telecomando a posto, ovviamente, tutto a posto, tutto a posto, non proprio, però, vabbè, niente. Adesso passo al bagno, o alla cucina, quel che è, passo alla cucina. Non so se l'avete visto. Aspettate un secondo. Eccomi qua, passo alla cucina direttamente.
Ora ho messo muto anche il video perché sennò si sentivano i rumori sottofondo, compresa la TV, perché io senza la TV non ci so stare per ascoltare la tele. E ovviamente metterò un po' di musica sottofondo se riesco, sennò amen, non muore nessuno. Eccomi qua, ora mi do una sistemata sia al focus della telecamera, ovvero alle riprese, perché so che le riprese sono importanti quando si registra un video per YouTube, per il mio canale YouTube. E nel frattempo cerco anche di dare una bella messa a posto anche ai piatti, lavo i piatti, è vero, qualcuno me l'ho lasciato, ma non sono perfetta, come si suol dire, non è perfetto nessuno in cucina nel lavare i piatti. Se ne lascio qualcuno non succede niente, se si lascia qualche piatto in mezzo. È importante lavarli tutti quanti, anche se se ne lascio uno in mezzo. Ah, raga, chi se ne frega? Noi la casa bisogna viverla, non è importante quello che va bene. Non so se mi spiego, se mi sono spiegata bene. Qui sto cercando di. Cosa sto facendo? Ah sì, sto cercando di scegliere l'acqua, vedere se è bollente o meno. Perché io con l'acqua bollente non mi voglio ostinare, ma vabbè, quelli. È un'opinione che non importa, comunque, vabbè. Adesso cerco di mettere il detersivo Texal, sempre quello al limone che sgrassa tantissimo. Qui sto discutendo con mia nonna, stiamo parlando un po' di alcune cose. Qui, eccomi qui, sono ritornata, sì, perché non sapevo dove avevo messo il telecomando, quindi volevo sapere del telecomando per votarsi Barbara Palombelli, appena tornata dall'ufficio in posta per fare delle commissione sua, non so di che cosa, ma vabbè, dettagli. E lì alla fine ho deciso di darmi io da farla, pulire in casa. E niente, allora, spazzato non ho perché mi sono dimenticata, ma non perché non volessi spazzare, ma perché sì, vabbè, c'è anche un po' di pigrizia. Non è che ho voglia sempre di fare la casalinga, ma quando mi riesce di fare la casalinga la faccio ben volentieri, anche senza registrare i video. E vabbè, e lasciatemelo passare. Poi stavo lavando i piatti, le tazzine della colazione, anche come suol dire, lo steglio del latte, ovvero la scodella del latte, insomma, dove si scalda il latte, tutto quel che è. Lo steglio vuol dire la pentola del latte. Scusate se mi esce ogni tanto di accento calorese, ma dialetto calorese, ma siccome essendo in Sardegna, intanto mi esce in automatico questo detto calabrese, questo dialetto, ma vabbè, non detto, dialetto, scusate. E nulla, tutto lì. Adesso comincio a lavare anche il filtro del caffè, compresa di caffettiera, e alla fine anche lavo pure, come dire, la bottiglia del latte. Non so se l'ho lavata, comunque non importa. Lavo tutti i piatti. Passo a lavare anche il lavandino e vabbè, faccio una pulizia estrema, veloce ma estrema. Ecco qua, mi vedete con il detersivo in mano, perché sto incominciando a pulire anche i piatti, non solo, le posate e le pentole anche. Quello è il mio solito Texal che uso solo per lavare i piatti. Tante volte mia nonna lo usa anche per, non mi ricordo che cosa lo usa, però pare che sia molto buono quel detersivo lì. E vabbè, dai, raga. Scusate i rumori sottofondo, ovviamente sto registrando questo vocale, per vocale si intende per narrazione, ma vivendo in una casa ovviamente ci sono anche i rumori sottofondo, ma va bene così. E poi infine cerco di. Oh mamma mia, quanta schiuma ho messo! Vabbè, ecco qua sto lavando i piatti. Ah, raga, qua velocizzo un po' perché sennò come potete ben veramente si vedere, fa qui sto notte. velocizzando il video perché altrimenti qui non se ne esce più. E niente, praticamente sto cercando di dare una velocizzata a quello che sto facendo attraverso il video editing. Non so cosa tutto ne uscirà fuori, perché io con l'editing sono veramente una frana. E nulla, praticamente qui sto pulendo tutte le stoviglie, tutto quanto, insomma, un bel po' di cose sto facendo.
come si può riuscire a vedere. E niente, praticamente qui sto cercando di pulire anche la pentola del latte, sto anche dando una sistemata all'inquadratura, scusate, quella forse la dovrei tagliare, ma oramai la lascio, vabbè, distrazioni mie. Ho messo a posto anche la panna per il caffè, e ho ridato una sistemata sempre all'inquadratura, quelle sono, vabbè, cose naturali, lasciamo perdere. E niente, anche lì sto pulendo le pentole, e lì lo stesso sto cercando di sistemare e fare spazio per mettere altre pentole. Lì adesso do una resettata lo stesso una bella pulita igienizzata all'angolo cottura, ai fornelli, ai fuochi, vedete? Ecco lì. Lo stesso finisco lì i piatti, vabbè, parliamo come mangiamo che meglio va, i piatti. Cerco di ripulire tutto quanto e igienizzare bene bene a fondo. Finisco le ultime cose, poi filo in bagno, ovviamente, nel senso vero della parola, che mi do una sistemata e vado. Non sistemata, nel senso che cerco di andare a, ecco qua. Prima pulisco la tavola, igienizzo tutto, asciugo e poi passo al bagno, ovviamente. Allora, eccomi qui che passo al bagno e qui sto dando una bella insaponata alla spugna, quella dove si pulisce i sanitari e nulla. E poi ovviamente mi accingo a pulire tutto il bagno. Allora, Qui sto facendo bagno è vedere che ho tutto pulito fatto, tutto a tutto, ci sono i miei posto. prodotti. Ah, la doccia non l'ho pulita, Guarda, io tanto sto l'avevo già pulito, ho pulita appena ieri. pulito Lì c'è la maschera che ho il da recensirvi, tra lavandino. l'altro. Qui lo so, trovate Tanto cose lo che non metto qui al dovete posto trovare, sopra come gli poi. assorbenti, ma io me ne Questo frego lo altamente. Questo è un bagno pulire. piccolo, ma chi se Ma ne... dato una bella Raga, ripulita. io non ci devo La ballare, doccia no, ma ma vabbè. Poi devo come ho detto, mi prendo la mia solamente cosina. Questi sono tutti i miei fare prodotti. Questo è le lavandino, qui pulizie vabbè, non di c'è tutta casa, casa e sono qui. basta. Qui Ci devo dopo fare poi quello che la devo fare ripulita, non altro, so le devo perché spiegarvi. c'è questo Questa è spazio, ma vabbè. una cosa, una casa e basta, Niente, però, qua è vabbè. a A parte posto. le stupidate che sto dicendo, aiuto, la Nulla, macchina non metteva a fuoco, qua il telefonino, quel che è. Ecco qui niente. che sto Intanto va cercando fuori di il fuoco, sto spiegarvi le prendendo cose come vanno il fatte. telefono. Eccomi qui, e Che poi, niente. vabbè, e nulla. Qui Quindi, sto cercando che di dire? farvi vedere che ci Io sono. vi saluto. Ah, se no, Sì, che ci aspettate. sono. Ecco qua. La cucina è bella ordinata, non si direbbe, ma vabbè, dettagli. E niente. Eccomi qui. Allora, qui ho dato una bella resettata, una bella messa a posto, come potevo meglio io, come riuscivo io. E nulla, ecco qua, in tutto il suo bel splendore, nulla. Stessa cosa anche qui. Ho sistemato la mia camera, l'ho messa bella a posto, non è tutto quanto come piaceva a me, però una bella ordinata gliel'ho data, una bella messa a posto gliel'ho data, ho messo anche vabbè, quel, ecco qua, qui sto guardando la televisione, stavo, e poi nulla, e niente, alla fine qui ho... Ho messo anche i Niente tappeti, ragazzi, questo oppure... era tutto. Se volete dirmi qualche consiglio o qualche cosa, fatelo pure, non vi spaventate a dirmi nulla. E fate come se fosse amiche mie, come se fosse, perché sono sicura che qualche amica mia c'è su YouTube. E niente, fatemi sapere sotto i commenti se anche voi capita di non avere tutta questa gran voglia, come al solito, di pulire casa. L'ho fatto non proprio contro voglia, ma quasi. Però mi sono divertita un casino a pulire mezzo bagno con voi, perché quello si chiama pulire mezzo bagno, non tutto il bagno dalla A alla Z. E niente, ho lavato anche un po' i sanitari oltre a pulire questo, anche il lavandino come potete ben vedere, e anche perché no, vabbè, l'ho fatto un po' al rinfuso del mio letto, e basta.
Nulla, io ci vediamo. Aspettate, qua c'è la foto. Ok. E niente, e noi ci si vede al prossimo video. Un bacio, a presto, ciao. Click on zombie apocalypse.